Piero Gobetti, giovane intellettuale antifascista, visse in questa casa di via Fabbro 6 a Torino gli ultimi anni della sua breve vita. Il 3 febbraio 1926 lasciò la sua casa per l'ultima volta e in carrozza si diresse alla stazione di Porta Nuova per prendere il treno che lo avrebbe condotto nell'esilio parigino. Strada facendo, fugacemente, prese alcuni appunti, alcune impressioni, le ultime impressioni della sua città. L'ultima visione di Torino attraverso la botte traballante che va nella neve. Io sento che i miei avi hanno avuto questo destino di sofferenza, di umiltà. Sono stati incatenati a questa terra che maledirono e che pure fu loro ultima tenerezza e debolezza. Mi sentirò più vicino a un francese intelligente che a un italiano zotico, ma sento che la mia azione altrove non avrà il sapore che ebbe qui, che le sfumature non saranno intese, che non ritroverò gli stessi amici che mi capivano. Il cinismo era una difesa contro il sentimentalismo che ripugna al mio ideale virile. Ma io sarei desolato se la mia vita si riducesse a una rigorosa esecuzione di un piano e se non avvertissi in me, difficile a dominare nei momenti più difficili, il tumulto della vita e l'ansia degli affetti. Il giovane Gobetti tentava di continuare a Parigi il lavoro culturale e politico che il fascismo trionfante gli impediva in Italia. Nessuno come lui aveva saputo analizzarlo e definirlo come un fenomeno che riemergeva dal fondo dei secoli. Il problema italiano è di liquidare le forme e lo spirito del trasformismo, dell'accomodantismo, della corruzione oligarchica che fu rappresentato dai vecchi ceti sedicenti democratici e che il fascismo portò alle estreme misure di impudicizia e di trafficantismo. Nel fascismo vedeva una continuità fatale della storia italiana e nel Risorgimento senza eroe l'occasione perduta di fare dell'Italia un paese civile e moderno. La forza morale e intellettuale di questo giovanotto dall'apparenza fragile aveva impressionato anche Mussolini, che aveva personalmente ordinato al prefetto di Torino di rendergli la vita impossibile. Gobetti era stato arrestato 2 volte e aggredito sotto casa dagli squadristi torinesi. Morirà di lì a poco 25enne in terra d'esilio, in conseguenza dell'ultimo pestaggio fascista. La Grande Guerra aveva sconvolto lo scenario europeo. Il mondo intero era cambiato. Non sarebbe stato più possibile un pacifico ritorno al passato ed egli fu tra i pochi a intuire come la crisi dei partiti tradizionali fosse ormai irreversibile e senza speranza. Alla fine del 1918, ancora studente liceale, aveva fondato una rivista, Energie Nove, invitando a collaborare lui, giovincello di 17 anni, storici e filosofi di fama come Croce, Gentile, Salvemini, Prezzolini. Scriveva sull'ordine nuovo comunista, riscuotendo l'ammirazione di Antonio Gramsci. Il dopoguerra aveva liberato nuove energie e nel proletariato emergente, che chiedeva di contare di più e di partecipare alla vita dello Stato, vedeva la forza più energica e vitale del mondo moderno. La sua comprensione del marxismo non lo fece deflettere dalle sue convinzioni liberali e tuttavia egli restava un liberale eretico, estraneo al liberalismo tradizionale, che aveva perso ogni connotato originale e non significava più che conservazione e difesa retriva degli interessi di classe. Immaginava l'incontro tra socialismo e liberalismo nel patto che avrebbe rimesso in moto il risorgimento interrotto. Non c'era socialismo senza libertà e non c'era liberalismo senza giustizia, un concetto che anticipava il Partito d'Azione e poneva le basi del socialismo liberale dei fratelli Rosselli. Nel febbraio 1922, quasi alle soglie del fascismo, intitolò la sua rivista più importante La Rivoluzione Liberale, che suonava come una sfida in un paese in cui la controriforma e la mancanza di una qualsiasi rivoluzione avevano impedito lo sviluppo di una coscienza liberale moderna. Non dimentichiamoci che la destra storica operava in un contesto elitario. Ti ricordi che il corpo elettorale italiano, finché Giolitti non lo estese, perché fu Giolitti a estenderlo contro i propri interessi, a delle masse vaste di popolazione, quasi il suffragio universale,
era una elite di persone che naturalmente si riconoscevano in un in una destra liberale aperta e riformatrice, ma erano pochi. Quando è stato il turno della piccola borghesia che è entrata in massa e che ha determinato l'opinione pubblica italiana, e che cosa è successo? Lo vedemmo nel 22, che scambiarono il fascismo per la destra, perché il fascismo era l'ordine, l'autorità e anche il manganello. E questo alla borghesia italiana gli piacque, e questo sta a dimostrare di che livello era. Di fronte al fallimento dei partiti tradizionali incapaci di comprendere e arginare l'avanzata fascista, Gobetti, in quel singolare laboratorio politico che era la Torino del suo tempo, tentava un esperimento nuovo, affidando alle élite intellettuali e al movimento operaio il compito di rappresentare la nuova classe dirigente. Crediamo al movimento operaio come alla sola forza che, per le riserve di spirito combattivo di cui dispone, per la sua volontà di redenzione, potrà opporre alle vecchie cricche, pronte sempre a patteggiare, la sua inesorabile intransigenza. Diffidava dei vecchi metodi ed operava fuori gli schemi di partito. Si rivolgeva agli intellettuali di diverso orientamento e non ai politici di professione. I suoi maestri erano Salvemini, Einaudi, Fortunato, Prezzolini, uomini diversi tra loro ma egualmente esempi di onestà intellettuale. Questo era lo studio giovanile di Piero Gobetti, proprio i suoi armadi e anche la sua scrivania così di legno povero, di castagno. E questo studio è rievocato molte volte nelle conversazioni di Carlo Levi, di Natalino Sapegno, cioè proprio gli amici del periodo di Energie Nuove, quando si ammucchiavano in via 20 Settembre, seduti in parte sulla scrivania e in parte anche per terra o su sedie di fortuna. Ecco, questo secondo ambiente è lo studio di Gobetti, diciamo da grande, cioè, perché appunto quando venne ad abitare in via Fabbro, sposando insomma Ada Prospero, si fece disegnare da Casorati questi scaffali, che infatti sono i 5 scaffali più altri che costituiscono proprio il nucleo centrale della sua biblioteca di libri molto importanti, perché molto annotati da lui, con appunto autografi, parti anche curiose insomma da leggere. In questo studio sono passati personaggi poi diventati celeberrimi di quegli anni, si riunivano qui insomma in forma prima naturalmente libera e poi anche quasi clandestina per incontrarsi con Piero e combinare insomma tutte le vicende degli anni 20 sono in parte anche accadute in questa stanza. Ecco, in quest'altro ambiente ci sono i libri letterari, diciamo così, la sua biblioteca letteraria con molti anche autografi. Uno importante, ad esempio, è il libro di Ungaretti, che Ungaretti fa una dedica anche un po' compromettente a Gobetti, no? All'avversario che spero di ritrovare compagno, in vano. Qui poi questo quadro, e questo è il logos, l'ex libris di Gobetti, il Timoi sun dulusin in greco, e vuol dire che ho a che fare io con gli schiavi, viene da Vittorio Alfieri. È disegnato da Felice Casorati, questo pittore che con Gobetti divise anche una parte dell'attività editoriale di Gobetti. Nella fattispecie questo marchio appare appunto sui libri gobettiani proprio quando, di Gobetti editore, proprio quando il fascismo incomincia a impedire la pubblicazione sia di articoli, cioè i sequestri sono continui, e quindi il Timoi sun dulusin è proprio un marchio sfida al fascismo, insomma, no? Che compare. L'immoralità della vita pubblica, l'avventurismo politico e il sistema di corruzione avevano portato al crollo dello Stato liberale, prima ancora che l'eversione fascista ne raccogliesse i cocci. Quello italiano era anzitutto un problema di educazione nazionale. Molte disgrazie si spiegavano col nostro cronico ritardo culturale.
Gobetti portava nella vita politica, sottratta ai partiti e alle camarille, un'esigenza etica sconosciuta. Il fascismo, fenomeno altamente italiano, gli apparve come una rivelazione e una fatalità. Con lucida comprensione dei fatti, a coloro che lo consideravano un incidente di percorso, disse che non sarebbe durato meno di 20 anni. Sebbene l'avesse previsto, non esitò a tessere l'elogio della ghigliottina e a dichiarare di preferire il Mussolini despota al Mussolini legalitario, perché così la tirannide avrebbe risvegliato le sopite energie degli italiani, liberandone gli slanci più profondi. S'oppose al disimpegno politico dello scettico Prezzolini, che proponeva una società degli apoti, coloro che non l'avevano. Egli, al contrario, da un'opposizione intransigente, promise una lotta senza quartiere. Non siamo esiliati, ma restiamo esuli in patria. Prepariamo i quadri, prepariamo le correnti ideali. Per noi il problema è tutto qui: riuscire ad essere i nuovi illuministi dell'89. Quali furono i rapporti tra Prezzolini e Gobetti? Due temperamenti abbastanza diversi, opposti direi. Gobetti era un missionario. Gobetti voleva alterare, naturalmente in senso buono, la realtà italiana. Non si arrendeva alla realtà italiana. Era proprio il missionario. Voleva la rivoluzione liberale. E Prezzolini veniva da Guicciardini, quindi dal pessimismo, e diceva: l'Italia è com'è. L'Italia è com'è e non si può modificarla, è impossibile, non basta una certa politica a modificare l'Italia. E si arrendeva a questa realtà che Gobetti non accettava. Io l'ho sentita benissimo questa differenza fra loro due, questo contrasto, diciamo, genetico fra i due. Perché ho amato appassionatamente sia l'uno che l'altro. Una delle mie sofferenze era che non riuscivo a metterli d'accordo. Tant'è vero che Emilio Cecchi una volta mi disse: ma bambino mio, sai che Emilio Cecchi era un buon fiorentino, e te non puoi stare con un piede infilato nella pantofola di Prezzolini e l'altro nella pantofola di Gobetti. Ti scianchi. Che era vero. Perché camminavano con due passi diversi, ma nel reciproco e incondizionato rispetto, perché Prezzolini mi ha sempre... Io non ho conosciuto Gobetti, non ho fatto in tempo, ma Prezzolini mi ha sempre parlato di Gobetti come di un uomo di altissima qualità, soprattutto morale. Esitazioni, opportunismi, viltà spianarono la strada al fascismo. Gobetti vedeva crollare ogni speranza. Sotto una forte tensione emotiva, scrisse un articolo di ineguagliabile acume e bellezza di stile. Il fascismo in Italia è una catastrofe. È un'indicazione di infanzia decisiva, perché segna il trionfo della facilità, della fiducia, dell'ottimismo, dell'entusiasmo. Si può ragionare del ministero Mussolini come di un fatto di ordinaria amministrazione, ma il fascismo è stato qualcosa di più. È stato l'autobiografia della nazione. Né Mussolini né Vittorio Emanuele Savoia hanno virtù di padroni, ma gli italiani hanno bene l'animo di schiavi. È doloroso per chi lavora da anni dover pensare con nostalgia all'illuminismo libertario e alle congiure. Eppure siamo sinceri fino in fondo. Io ho atteso ansiosamente che venissero persecuzioni personali, perché dalle nostre sofferenze rinascesse uno spirito, perché nel sacrificio dei suoi sacerdoti questo popolo riconoscesse se stesso. Il fascismo ha avuto almeno questo merito, di offrire la sintesi delle storiche malattie italiane: retorica, cortigianeria, demagogismo, trasformismo. Quando l'opposizione parla di democrazia e di liberalismo, deve sapere che il fascismo è il governo che si merita un'Italia di disoccupati e di parassiti, ancora lontana dalle moderne forme di convivenza democratiche e liberali, e che per combatterlo bisogna lavorare per una rivoluzione integrale dell'economia come delle coscienze. L'incontro e la collaborazione con Antonio Gramsci nascevano dalla convinzione che, convertitasi la borghesia italiana al fascismo anelato e invocato, non restava che affidare la salvezza del paese alle masse lavoratrici
e ai consigli di fabbrica, nei quali durante gli scioperi del biennio 1919-20 aveva visto una forma di autogoverno. Vide una parvenza di democrazia perfino nel Soviet e nella rivoluzione russa e definì Marx uno dei più grandi liberali del mondo moderno. Si è cercato di interpretare se il liberalismo rivoluzionario di Gobetti si dovesse intendere come una specie di liberal socialismo o, come altri dicono, di liberal comunismo, sebbene non facesse mistero della sua ripulsa del socialismo statalista e assistenziale. Probabilmente egli peccò di eccessiva fiducia nell'avvento messianico del proletariato, che avrebbe dovuto abbattere il capitalismo e fondare una nuova civiltà, perché la sinistra italiana d'allora non voleva certo diventare liberale, né i liberali parevano ansiosi di fare la rivoluzione da lui auspicata. In sintesi, come si può definire, qual è la visione politica di Gobetti? Gobetti ritiene che ci siano state due gravi carenze nella storia italiana. D'un lato, una mancata riforma, la riforma protestante, dice Gobetti, abbiamo avuto non la riforma ma la controriforma, non ha favorito la presa di coscienza dell'uomo e del cittadino della sua responsabilità individuale, quindi una concezione etica nell'impegno nella cosa pubblica. La seconda carenza fondamentale per Gobetti è il fatto che il nostro risorgimento è stato un risorgimento di una élite, di una minoranza, è stata un'operazione soprattutto militare e diplomatica e non ha coinvolto le masse. Il risultato di queste due carenze è una borghesia priva di spina dorsale, nel senso che non è liberale, non sa accettare il liberismo, la concorrenza, chiede protezione allo Stato. Ecco. Quindi Gobetti si pone come problema quello di contribuire a educare una nuova classe politica, una nuova classe dirigente, che sia liberale fino in fondo e quindi non liberale conservatrice, perché purtroppo noi abbiamo avuto appunto una destra liberale che è prevalsa nella storia italiana e quindi il vero liberalesimo non ha attecchito a fondo. Ecco, in questo caso c'è un ritardo, ecco, della educazione politica degli italiani alla libertà. E adesso una testimonianza di Giovanni Spadolini, che proprio a Gobetti dedicò il suo ultimo libro. Che tipo di idea di Italia aveva Gobetti? Il piemontese Gobetti la derivò dal piemontese Alfieri, il primo suo scritto, la sua tesi laurea sulla filosofia politica di Alfieri, che, come lei sa, ha prefigurato l'unità ideale dell'Italia ed è stato sotto questo profilo il maestro di Mazzini. Quindi è un'idea di un'Italia molto alta, un'idea di un'Italia come comunità di culture e di civiltà, delusa dall'esperienza risorgimentale, risorgimento senza eroi, come forma troppo limitata di partecipazione popolare, e quindi nell'auspicio di quella rivoluzione liberale che li vedeva come il compimento e l'integrazione di un risorgimento incompiuto. L'esigenza primaria della libertà e l'avversione per lo Stato centralista e burocratico le aveva ereditate dell'autonomismo di Carlo Cattaneo. Ne condivideva il senso della realtà e la mancanza di retorica, ne ammirava le dottrine storiche e la saldezza delle teorie economiche. Ammiratore del Gran Lombardo, non meno che di Vittorio Alfieri, odiator di tiranni, del quale aveva assorbito gli umori giacobini e libertari. Contro la stampa d'opposizione, il fascismo restaurò nel 1924 la norma del sequestro preventivo abolito nel 1906. All'opposizione democratica e liberale parve un ritorno alla barbarie. Dopo il trauma del delitto Matteotti, l'intransigenza e lo sdegno di Gobetti non si appagarono nell'orgoglioso e sterile isolamento dell'Aventino. Egli, al contrario, propose che l'Aventino si costituisse in Parlamento straordinario, dichiarando illegittimo il governo fascista di Mussolini. Mai come questa volta la lotta politica in Italia avrà avuto un'impostazione tanto semplice e precisa. Da una parte i nazionalisti, i clericali, i conservatori, gli avvocati degli agrari e degli industriali protetti, i rifiuti dei partiti vecchi e nuovi, gli avventurieri della politica. Dall'altra, le masse lavoratrici, con i borghesi rimasti fedeli ai loro ideali di libertà.
nessun posto nel mezzo per i giudici conciliatori del moderatismo e della retorica patriottica. Temeva che il paese festaiolo e cinico, stanco di ideali, dimenticasse presto e che il fascismo, risolta la crisi, ne uscisse rafforzato e senza maschera. Nello spietato ritratto di Mussolini, corruttore più che tiranno, Gobetti denunciò il vuoto ideale, la rozzezza culturale, l'improvvisazione, l'istrioneria, il cinismo professionale che avevano reso possibile la sua folgorante ascesa. Mussolini è stato l'eroe rappresentativo di questa stanchezza e di questa aspirazione al riposo. La sua figura di ottimista sicuro di sé, le astuzie oratorie, l'amore per il successo e per le solennità domenicali, la virtù della mistificazione e dell'enfasi riescono schiettamente popolari tra gli italiani. Nessuno è più lontano di Mussolini dallo Stato laico e dalla vecchia destra degli spaventa. Egli non ha nulla di religioso. Sdegna il problema come tale, non sopporta la lotta col dubbio. Ha bisogno di una fede per non doverci più pensare, per essere il braccio temporale di un'idea trascendente. Avrebbe potuto riuscire il duce di una compagnia di Gesù, l'arma di un pontefice persecutore di eretici, con una sola idea in testa da ripetere e da far entrare a suon di randellate nei crani refrattari. Il mussolinismo è dunque un risultato assai più grave del fascismo stesso, perché ha confermato nel popolo l'abito cortigiano, lo scarso senso della propria responsabilità, il vezzo di attendere dal duce, dal domatore, dal deus ex machina, la propria salvezza. Gobetti venne arrestato la prima volta il 6 febbraio 1923, di ritorno dal viaggio di nozze. Era andato a Napoli a trovare Giustino Fortunato, il suo vecchio maestro, che l'aveva affettuosamente rimproverato per l'indeterminatezza del suo programma ed aveva perfino temuto che diventasse socialista. Con le restrizioni fasciste del 3 febbraio 1925, Gobetti comprese che il suo fallimento era totale. Venne aggredito e picchiato selvaggiamente dai fascisti. La sua fibra ne risentì. La rivoluzione liberale dovette cessare le pubblicazioni. Si è parlato di attualità o inattualità di Gobetti, ma io credo che i suoi appelli per una politica non separata dall'etica e per una borghesia più illuminata e moderna siano ancora validi. Io penso di sì, perché sono idee, sono sentimenti, sono stimoli anche, direi, politici a una conseguente, coerente azione. Ebbene, tutto questo è ancora attuale, proprio perché noi lo vediamo anche oggi. Di fronte a schermaglia e compromessi, una scelta di campo vigorosa, netta, pronta non alle chiacchiere ideologiche, ma ad una azione conseguente a tutti i livelli che naturalmente gli ambienti politici e sociali sono enormemente diversi da allora. Ma questa impronta, se vogliamo dire volontaristica, con qualche frangia anche, sono io il primo ad accusare ancora me stesso, vecchio come sono, di nutrire certi sentimenti che mi spingono focosamente a non dimenticare questo esempio fattivo, pugnace, combattivo, risoluto. Sento che questo gobettismo è una cosa che non è solo torinese, che qui è data e per la quale in fondo io penso che vale ancora la pena non solo di occuparcene storicamente, ma anche di trarne un esempio da raccogliere intorno ad una posizione tipicamente minoritaria come era quella di Piero Gobetti. Gobetti, minato nel fisico, decise di emigrare in Francia per continuare il suo lavoro di editore. Prima di andarsene, volle lasciare in Italia un ultimo presidio della battaglia liberale, fondando una rivista letteraria, il Baretti, in difesa della cultura non ancora asservita al regime. Il Baretti, scelto come titolo, era un letterato piemontese, borghese preromantico, spirito indipendente, esule a Londra per sottrarsi alle imposizioni e alle censure del governo sabaudo.
Gobetti aveva visto in lui un ideale antagonista del fascismo. Nel primo numero della rivista scrisse un editoriale intitolato Illuminismo. Abbiamo deciso di mettere tutte le nostre forze per salvare la dignità prima che la genialità, per ristabilire un tono decoroso e consolidare una sicurezza di valori e di convinzioni, fissare degli ostacoli agli improvvisatori, costruire delle difese per la nostra letteratura, rimasta troppo tempo preda apparecchiata ai più immodesti e agili conquistatori. La nostra vita cominciò qui, con la scontentezza di ciò che sembrava materia di entusiasmo. Perciò, invece di levare grida di allarme o voci di raccolta, incominciamo a lavorare con semplicità per trovare anche per noi uno stile europeo. Gobetti giunse a Parigi il 4 febbraio 1926. Andò a trovare Francesco Saverio Nitti, già esule in Francia, del quale aveva pubblicato alcuni libri. Andò a abitare in Rue des Écoles, vicino alla Sorbona, in un piccolo albergo, in un albergo molto modesto, senza luce, senza finestre e anche poco igienico. Avrebbe voluto pubblicare una nuova rivista, La Paix, e dedicare inchieste al fascismo francese, ma si ammalò di bronchite doppia con complicazioni di cuore e gli amici lo portarono in un albergo più confortevole, in Rue de Vaugirard, vicino al Senato. La moglie Ada, col piccolo Paolo, era rimasta a Torino in attesa che Piero trovasse un appartamento anche per loro. Il 13 febbraio le sue condizioni si aggravarono e venne trasportato in lettiga alla Clinique de Paris, al Bois de Bologna. Parve felice e sollevato quando gli mostrarono una copia del Baretti. Nessuno presentiva un crollo così improvviso e rapido. Viene ricoverato in questa clinica. Passa due giorni, gli amici non se ne vanno perché sanno che la situazione è grave. Lui insiste perché vadano a riposare, tornino a casa. Addirittura si fa vestire per congedarsi da loro, cioè ha molto stile nel lasciare la vita. Si fa vestire, vuol mettersi la cravatta, tutto quanto, li saluta, li congeda e tutti se ne vanno. I figli di Nitti, pare che ci fosse Emery, l'avesse saputo e fosse andato anche lui alla clinica. Quindi gli ultimi testimoni delle ultime ore se ne vanno. Morì intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 febbraio. Non aveva ancora compiuto 25 anni. Il giorno dei funerali tra i fiori spiccava un gran mazzo di viole omaggio di Giovanni Amendola, l'amico affettuoso, che morirà a Cannes due mesi dopo, anche lui in conseguenza dell'aggressione fascista. Gobetti venne sepolto al Père Lachaise, nel celebre cimitero di Parigi che accoglie gli uomini illustri di ogni paese e di ogni tempo. È ripreso il pellegrinaggio alla sua tomba. Non è cessato il tumulto di sentimenti che suscita il modello della sua vita. Gobetti è qui da 70 anni e qui resta per un ammonimento. Aveva scritto una frase che suona come la sua sola ricompensa. La storia è infallibile nel vendicare gli esuli, i profeti disarmati, le vittime delle allucinazioni collettive.